Cari amici del network, Alex Lucio PT e del movimento Io Credo nel Fitness, buongiorno. Allora, questo vocale, questo audio Lucio di oggi, praticamente voglio intitolare quel relax tossico, e cioè fondamentalmente quello che incide poi dopo, intacca il veramente il potenziale che abbiamo del nostro corpo. E poi dopo ne capiamo il perché, il per come, il lungo, il largo in questo vocale. Allora, sostanzialmente, se ci fermiamo un attimo a pensare, no, alla nostra composizione corporea, al nostro essere quasi magici, se ci fermiamo a pensare quante cose fa il nostro corpo consciamente e inconsciamente ogni singolo frammento di secondo della nostra giornata, innanzitutto ne rimarremo estremamente affascinati, ma anche stupiti. Pensiamo soltanto anche alla rigenerazione cellulare, quindi alla morte e alla rigenerazione quotidiana, ogni singolo secondo, ogni singolo frammento di secondo della nostra giornata, appunto delle nostre cellule. Un esempio banalissimo, no? Allora, se noi fossimo ogni giorno in grado di generare soltanto cellule, come dicono gli scienziati bravi, oggi, da quando nasciamo a quando moriamo, poi diventeremo grandi come un pianeta, praticamente, per quanto grandi saremmo, per quanti miliardi di cellule generiamo all'interno della, racchiusi all'interno della nostra, del nostro ciclo vitale. Quindi ogni giorno, logicamente, ci sono tante cellule che nascono e tante cellule che muoiono. Però rimaniamo sempre noi, non è che le nuove cellule che nascono sono qualcosa di diverso, ci fanno diventare qualcosa di diverso, ma ci fanno diventare qualcosa di migliore, qualcosa di peggiore. Ci fanno, diciamo, potenziare, ci fanno depotenziare. Ecco, è qui che pian piano dopo svisceriamo questo argomento estremamente interessante. Dunque, lo stupore di quello che effettivamente possiamo essere e possiamo fare. Tuttavia, che succede? Tuttavia, pare che c'è anche qualche nostra tara mentale nell'essere umano, evidentemente, che fa anche parte del processo degenerativo, del processo autodistruttivo, che fa sì che ogni giorno ci mettiamo anche i bastoni fra le ruote, consciamente e inconsciamente. Questi bastoni ovviamente sono coscienti, però può darsi derivino anche da uno stato di incoscienza proprio funzionale al discorso che io ho fatto poco fa. Dunque, che cosa facciamo? Generalmente, no? Ci abbandoniamo a vizi, ok? Fondamentalmente come fumo, alcol, cibo spazzatura, sedentarietà. Poi siamo sottoposti all'inquinamento dell'aria, inquinamento delle acque, inquinamento elettromagnetico, e mangiamo spesso cibi inquinati, cibi anche, soprattutto anche in quest'epoca classica, epoca moderna, cibi micronutrizionalmente poveri. Poi siamo sottoposti a uno stress dalla vita nostra, dalla nostra vita frenetica. E poi, in ultimo ma non ultimo, come ciliegina sulla torta, spesso ci abbandoniamo a situazioni di relax fondamentalmente a base di stronzate e paura, grazie a quegli strumenti infernali chiamati smartphone e TV. Ovviamente gli strumenti, come le pistole, possono essere usati per giocare, per fare sport come tiro al piattello, per andare a caccia se fossimo negli anni 40, 50 e anche oppure armi bianche nella preistoria per andare a mangiare, oppure ecco, strumenti magari invece meno funzionali, e cioè veramente più pericolosi, come nuocere al prossimo, o appunto strumenti come smartphone e TV, sia per appunto educarsi, sia per migliorarsi, sia per trovare cose dal punto di vista culturale elevate, e sia appunto abbandonarsi a quelle cose vuote che sono soltanto un intrattenimento, un riempitivo delle nostre giornate. Nostre giornate, porzioni delle nostre giornate, le giornate, in quei pochi momenti appunto che abbiamo di relax e non sappiamo appunto come usare quel tempo a disposizione. Dunque, anche se comunque riusciamo ad evitare gran parte delle criticità che ho elencato poco fa, consciamente, ripeto, e inconsciamente, dove possiamo intervenire e dove non possiamo intervenire, sicuramente in qualcuna di queste inciampiamo. Cioè, anche io personalmente, che sono un attento da oltre 20 anni riguardo la salute psicofisica, comunque inevitabilmente si inciampa, come quello per esempio dell'inquinamento atmosferico. Ci può stare.
Tuttavia, in tutto questo scenario assurdo, riusciamo, nonostante tutto, a vivere dignitosamente fino ad almeno 40-50 anni, quindi senza grosse problematiche, se non magari ogni tanto c'è qualche problematica, patologia genetica, qualche caratteristica genetica che ci contraddistingue, però generalmente riusciamo a vivere 40-50 anni senza nessun problema. Dopo i 40-50 anni, specialmente dopo i 50 anni, inizia a venire. Un po' inizia, diciamo, la riscossione, la cosiddetta riscossione dell'investimento o del mancato investimento fatto in gioventù. Ecco, io ripeto, ho quasi 43 anni, non ho 50 anni, però dai 40 anni in poi effettivamente qualcosina si capisce, ok? Se si sono fatte le cose fatte bene o fatte le cose fatte male. Ripeto, io ho 43 anni e da praticamente 20 anni, da quando ho 25 anni, 24 anni, per la precisione dal 99 che mi alleno, per la precisione dal 2014 che conduco uno stile di vita anche alimentare di un certo tipo, insomma, è strutturato in un certo modo la mia vita. E oggi a 43 anni posso cominciare a parlare del ritorno di questo investimento, che è molto importante. Dunque, che cosa succede dopo i 40-50 anni? Iniziano i dolori articolari, purtroppo avvertiamo una certa rigidità muscolare, un appannamento mentale, perdita dei capelli, perdita di elasticità della pelle, disturbi cronici gastrointestinali, anche disturbi del sonno, disturbi renali, ok? I classici calcoli che qualcuno dice che sono anche genetici, per carità ci può stare, però spesso sono autoindotti. Quindi due delle domande che mi pongo. L'essere umano medio. Perché l'essere umano medio non investe sul serio sul corpo e se ne ricorda soltanto quando è troppo tardi? Perché ce ne ricordiamo quando arriva un omino in camice bianco a dirci forse dovresti fare attività fisica, forse dovresti mangiare meglio, forse dovresti prendere questo integratore, forse dovresti farti meno pippe mentali, forse dovresti dormire di più, forse dovresti andare a letto la sera prima, forse ti dovresti incazzare un po' di meno, forse dovresti anche cambiare ambiente di lavoro, forse dovresti anche, non so, andare a vivere al mare o in montagna? Perché non lo facciamo? E magari lo facciamo, tutte queste cose le facciamo soltanto in punto di morte, quando qualcuno ci dice, vabbè, c'hai 6 mesi di vita e improvvisamente iniziamo a vivere e improvvisamente magari capita anche che guariamo. Questo succede. Quindi ha senso ripetersi come un mantra: sì, vabbè, ma io tanto devo vivere, no? Devo vivere, capito? Devo andare a vivere, mi devo divertire, ok? Cos'è vivere? Facciamoci questa domanda: cos'è vivere? Martorizzare il nostro corpo per poi ritrovarci dai 60 anni in poi come dei malati cronici, le cui uniche uscite sociali sono quelle per andare dal medico in ospedale o in farmacia? Cos'è vivere? Ok? Vivere per 60 anni? 50 anni? Va bene, ok. Uno, l'importante è che è cosciente, però dal mio punto di vista. Il punto di vista in tutto questo, andare dal medico all'ospedale, in farmacia, dobbiamo anche essere in grado di camminare. E se non abbiamo fatto un minimo di attività fisica nei precedenti 60 anni, può darsi anche che riusciamo veramente con difficoltà a camminare. Attenzione. Dunque, in questo finale di questo vocale piuttosto particolare, voglio lanciare una provocazione. Se riuscissimo ad essere integerrimi in tutto, ad essere veramente bravi, 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 forse dai primi anni dell'adolescenza, potenzialmente potremmo aspirare all'immortalità, eh? O perlomeno potremmo arrivare a superare quei fatidici 100 anni da esseri viventi e non da esseri in un stato vegetativo, fisico e soprattutto mentale? In tutto questo ricordiamoci anche la salute mentale, ragazzi, l'ho accennata nei vari elenchi che ho fatto in questo vocale. Ecco, io vi lascio con queste provocazioni, vi lascio con questi perché, con questi dubbi. Ripeto, come sempre, come un mantra, come altre volte, a me non interessa che la pensiate come me, a me interessa soltanto che pensiate, perché dal dubbio, dal perché, nascono ovviamente i nostri stati coscienziali evoluti, le nostre crescite personali. Vi abbraccio con tutto il cuore e vi auguro una fantastica giornata.